Un corpo di piccole dimensioni e massa m piccolo pari a 0,2 kg si trova all'interno di una conca di forma semisferica e raggio r piccolo pari a mezzo metro. L'attrito tra il corpo e la conca è trascurabile. Domanda A. Si calcoli in funzione dell'angolo θ, vedi la figura, il modulo della forza F tangente alla conca che si deve applicare al corpo affinché questo resti fermo. Domanda B. Si varia l'intensità della forza F e il corpo scende lungo la conca partendo con velocità nulla dalla posizione θ pari a π come 0 radianti. Quando il corpo passa per la posizione θ uguale 0, la sua velocità a modulo v con 0 pari a 2 metri al secondo. Si calcoli il lavoro L fatto corrispondentemente dalla forza F. Domanda C, infine, si calcoli il modulo della reazione R sviluppata dalla conca al passaggio del corpo nella posizione θ uguale 0. È un problema, io direi in questo caso, dunque la figura intanto è questa. Figura che appare, che figura, figura che figura, che appare nel problema numero 3.49 del testo intitolato Problemi di fisica generale, casa editrice Ambrosiana, Sergio Rosati e Roberto Casali sono gli autori, due professori della facoltà di fisica dell'Università di Pisa, testo del quale abbiamo parlato, è uno dei migliori testi di fisica di esercizi e spiegazioni, ci sono brevi spiegazioni iniziali in ogni capitolo. Questo è il capitolo riguardante ancora la dinamica e l'energia. Rosati è un testo che presenta tanti esercizi, alcuni non tantissimi risolti, e il resto proposti, e dei quali ci sono comunque i risultati numerici e barre in simbolico al termine del libro. Un libro che io personalmente, un po' caro, ma vi consiglierei di acquistare per chi si vuole preparare per un corso avanzato di fisica generale. Quindi occhio, attenzione a questo discorso. Detto questo problema è, diciamo, una variante anomala, perché è un problema molto semplice di cui stiamo parlando, il classico problema della scodella che avete visto, assimilabile a quello di un pendolo. La prima domanda è molto, molto, molto facile, la figura pressappoco è questa qua. Dove c'è questa, ci parlano di, vogliono ovviamente questa forza F tangente alla conca. La conca è questa qua, questa scodella, insomma, questa guida semicircolare, qua semisferica ci parlano, che si deve applicare al corpo affinché resti fermo. Quindi, in pratica, affinché resti fermo vuol dire che siamo in condizioni di equilibrio. Se M deve stare ferma e sta in questa posizione, posizione iniziale, quindi che forma un angolo θ con la verticale, così ovviamente appare nel testo del Rosati. Significa che se proiettiamo, dunque, la forza F è diretta così. Allora, io direi di scegliere un opportuno sistema di riferimento orientato in questo modo. Cioè, direi di. Allora, intanto, la forza, intanto sulla massa agisce oltre a questa forza tangenziale la forza peso, no? Che in questo caso, scegliendo, no? Se questa è la normale, N. E non so, l'asse tangenziale, come volete indicarla, così? Questa è T, no, direzione parallela a, come, non so se lo vedete, immagino la vediate, questa forza tangente alla conca, così ci dice il testo. È chiaro che però, se proiettiamo, chiaramente la componente lungo l'asse tangenziale della forza peso sarà diretta nello suo modo ma diverso opposto. E siccome a destra c'è zero, perché comunque ci dicono che siamo in equilibrio, dice affinché il corpo resti fermo, affinché resti fermo, deve risultare che questa F, no? Ovviamente meno, secondo come ho orientato l'asse tangenziale, la componente chi è? Beh, è meno mgs in alfa, no? Mgs in teta, chiamata come volete, ovviamente uguale a zero, no? E quindi in questo modo andiamo a trovare proprio questa forza, funzione dell'angolo θ, il modulo ce lo chiede, la forza tangenziale, F quindi è proprio pari a mg seno di teta, che poi è la componente tangenziale della forza peso, mi sembra evidente. Quindi questo problema, almeno nella prima domanda, ma vedete anche nelle altre, non ci può assolutamente mai dare problemi. Ovviamente mg sin θ rimane mg sin θ, questa è la prima risposta che figura anche, ve lo confermo, alla fine del testo del Rosati. Tenete presente F uguale, F piccolo lo chiamo, questa forza tangenziale, che coincide con la componente tangenziale della forza peso. Dunque, questa forza F non è più costante, si varia quindi l'intensità della forza F e il corpo scende lungo questa conca. Velocità iniziale nulla, quindi all'inizio tutto nullo, cioè all'inizio quindi io a questo punto ovviamente mi sembra evidente, ci parlano di velocità, ci parlano di, dunque inizialmente ci parlano di
velocità nulla dalla posizione teta uguale pi greco mezzi radianti, no? Diciamo che teta quindi è un angolo, quindi mi immagino da lì, no? Che forma un angolo di 90 con qui pi greco mezzi radianti. E, quando il corpo passa per la posizione teta uguale 0, è questa, teta uguale 0, allora la sua velocità ha modulo V0 pari a 2 metri al secondo. Voglio il lavoro fatto corrispondentemente alla forza F. Beh, mi sembra evidente che conviene applicare tra due fasi. La fase nella quale ha una velocità dunque, la fase nella quale ha una velocità nulla, ma ha un'altezza, no? Pari a mgr va eguagliata a che cosa? A un mezzo m, questo V0 quadro. Mi sembra evidente, anche perché potremmo anche dire in generale che in generale, no, se volessimo scrivere il lavoro L totale, non sappiamo se ci sono dissipazioni di energia o no. Se dovesse questo valore dovesse venire negativo, e vi dico subito che verrà negativo in joule, vuol dire che c'è una certa energia dissipata, quindi il lavoro è negativo. Dovremmo dire che questo lavoro, anche se ci dicono che, qui mi dicono che l'attrito tra il corpo e la conca è trascurabile, il lavoro compiuto dalle forze di tipo non conservativo è pari alla variazione di energia meccanica finale meno energia meccanica iniziale. È evidente come in questo caso l'energia meccanica finale è solamente l'energia cinetica, un mezzo mvb quadro, meno l'energia meccanica iniziale è meno, sarebbe col meno mgr sen teta. Mgr sen teta è mgr seno di pi eco mezzi, che è 1. Ma ripeto, basta anche dire che l'energia meccanica all'inizio, che è solamente energia potenziale, mgr sen teta, quindi mgr, in questo caso perché teta è 90 gradi, è pari a un mezzo mv0 quadro. È evidente che in questo modo, ovviamente facendolo così, quindi questo sarà un mezzo mv0 quadro meno appunto questo è meno mgr sen teta, meno mgr. Dunque, se fate questo conto, è evidente, molto semplice da fare, viene un valore negativo di lavoro, che vuol dire che c'è stata una dissipazione di energia, no? In questo tragitto. E vi dico che questo valore viene appunto un meno 0,58 joule, no? Joule, se preferite. Molto facile. E anche la domanda C, che invece, diciamo, vedete che questo problema facile ci riporta un po' tutto il capitolo lungo, ma molto lungo, che abbiamo fatto anche sui sistemi di riferimento non inerziali. In questo caso ci parlano di, vogliono, ci chiedono il testo degli autori Rosati Casali, ci chiedono il modulo della reazione R che è esercitata, sviluppata dalla conca, no? Nel momento in cui il corpo passa qui alla posizione teta uguale 0. È evidente che non ve l'ho detto, ovviamente. Sembra evidente quando passa, è chiaro che lì non c'è energia potenziale, ma mi sembrava evidente. Semplicemente, no? Se questa è la reazione diretta così, no? Dunque qui cosa abbiamo? Allora, abbiamo la reazione, come chiamo? R meno mg, a che cosa la eguagliamo? La eguagliamo a m, ovviamente siamo qua, no? Dunque noi siamo qua. Quindi qui c'è la normale, abbiamo fatto l'esercizio così, è pari a m per l'accelerazione normale, no? Ma l'accelerazione normale, ve lo ricordo, è v quadro. Allora, io vi ricordo che qui c'è la velocità v con 0, quindi questa è v con 0 quadro seguendo i dati diviso r. Ma allora troviamo definitivamente che, guardate, r è chi è? E sarà m, fatemi cancellare questo asse normale che non mi interessa più, problema è semplice il problema, però dovete aver guardato tutti i problemi precedenti, no? Noi siamo qui, è evidente che la reazione normale esercitata dalla conca meno della forza presa, detto così, R con R detto così, è uguale a M per l'accelerazione lungo l'asse normale, lungo la normale, e l'accelerazione normale è V quadro fatto R, no? Quindi M viene un, questo diventa MG, viene un G più V con 0 quadro su R, tutti i valori che abbiamo, assumendo G 9,8 metri su secondo quadro, per la verità
sta facendo il mazzone, il Rosati mette semplicemente R uguale mg più m. Vi dico subito che nel Rosati scrive R uguale mg più mv04 su R, e se lo fate questo viene un 3, circa 3,56 newton, circa, perché ovviamente dipende da quanto assumiamo per l'accelerazione di gravità, che io appunto assumo pari a 9,8 metri su secondo quadro. Abbiamo risolto, direi, per una poche volte abbiamo fatto parlare Rosati in maniera molto semplice. Ciao.